che non sono tuoi, quindi altri, che tu stia portando il tuo umorismo. C'è sempre qualcosa che mi sembra molto tuo. Questo film poi in particolare, non so poi se è solo una mia impressione o no, come funziona esattamente? Perché loro lo scrivono molto, ma tu quanto sei autorizzato a fare cosa? Qui funziona, poi mi hanno detto fai quello che vuoi. Queste orientativamente sono le battute, questo è quello che deve succedere, ma cambiale, fai tu il personaggio, che in un progetto del genere secondo me è abbastanza saggio, insomma, uno ha un binario, ma poi devo dire che tutto è... non ci siamo preparati quasi per niente, cioè siamo tutti trovati sì, catapultati in questo film da un momento all'altro, quindi anche... è venuto quasi tutto sul set. Io provo sempre, insomma, poi ci sono dei registi più rigidi che ti danno meno libertà e altri, come insomma, il caso di Lillo e Greg, con cui siamo anche amici, che invece incoraggiano, come dire, idee, improvvisazioni. Quindi non solo immagino i dialoghi, ma anche i costumi, il trucco, hai avuto un anno? No, invece sui costumi e sul trucco c'erano... Lei aveva delle idee precise, ferre... Molto determinata. E come dicevamo anche prima, in realtà i personaggi li abbiamo trovati quando ci siamo visti allo specchio, conciati così, non so se hai visto a me. Mi hanno berlusconato i capelli. Vero! Baffo, e poi sai, e quindi poi il personaggio è uscito lì. Chiedo anche a quello la stessa cosa, cioè nel momento in cui, come ho capito, costumi, trucco, tutto il sistemarsi era ferreo, diciamo, questa cosa è andata a cozzare con quello che vi immaginavate o quello che vi eravate preparato, oppure già lo sapevate che un film con Lillo e Greg sarebbe stato così? Io mi aspettavo l'improvvisazione perché avevo appena finito di lavorare con Lillo su un altro film e ci siamo divertiti molto a improvvisare anche lì, sebbene lì il regista fosse molto più severo, no? nel rimanere proprio così vicino alla sceneggiatura. Invece qui c'è stata appunto questa piacevolissima libertà, dico piacevolissima. Anche in quel film facevi una moglie che poi alla fine ha più controllo di quello che non si crede. Esatto, ma come mai mi danno queste immagini di donna così dominante, veramente inspiegabile. Esatto, inspiegabilissimo. No, però, ecco, qui invece, esatto, invece, quindi però lì eravamo molto contenuti a Wolfango che ha dall'idea. Qui invece c'è stata data questa grande opportunità, io apprezzo sempre, devo dire, mi piace moltissimo, perché l'improvvisazione la trovo sempre interessante. E però, ecco, come sui costumi c'è stata data invece una direttiva ben precisa, questo per me è stato un aiuto. Ecco, un aiuto, perché già, come ho detto prima, abitando il personaggio, avendo dei riferimenti così estetici ben precisi, ho cominciato a giocare con quello che avevo, quindi se avevo un occhiale, se avevo un'acconciatura, mi ha aiutato moltissimo, devo dire forse è la prima volta che mi sono trovata così caratterizzata senza averlo deciso a priori. Il problema è, al di là dell'improvvisazione, è che è un gioco abbastanza, quando io ho letto la sceneggiatura ho pensato, è molto facile svaccare, come si dice, perché è una storia con i criminali, quindi devo dire, da una parte ci hanno lasciato molta libertà, dall'altro hanno mantenuto, sono stati bravi anche Eros Puglielli, ma anche Lillo e Greg con le loro indicazioni a tenere un tono che poi visto il film mi sono sorpreso, cioè è nella sua... No, pensavo che andassimo troppo sopra le righe, che quindi la storia sparisse sotto il caos dei comici scatenati. Invece devo dire che quel suo mondo, che comunque è ovviamente surreale, insomma, è una favola, devo dire che regge, insomma. Quindi il film ha un suo tono preciso. Chiedo, siete spesso tutti insieme, no? Ovviamente avete molte scene. Voglio capire come funziona quando vi trovate magari delle piccole improvvisazioni, delle piccole aggiunte, però siete in tre, magari alle volte siete a tavola, siete ancora di più di tre, e immagino ci saranno diverse videocamere, cioè tendiamo a immaginare che in quei momenti sono molto rigidi, invece mi sembra di capire di no, come funziona qua? Beh, oddio, forse sulle scene corali però siamo più puliti, anche perché la prima cosa che dicono è non vi accavallate, e già quello ti leva la possibilità del tempo di entrata della battuta, che a me già se mi ci metti a cavallare, io quasi sempre comincio a fare marcia indietro perché mi levi il tempo. No? La cosa che faceva straridere, ti ricordi la scena appunto corale, quella del pranzo? Esatto.
Che staccavamo, cioè, la scena e Corrado iniziava a parlare dei ristoranti di Roma, i suoi preferiti, cioè proprio, cioè passava sì, dalla frase, sai, alla figlia, cos'è che dicevi, tu sei un fiore puro, nessuno ti può toccare, così, no, io di solito vado là, sai, è presente un po' là dietro, cioè le risate, guarda, quello veramente. Sì. No, è stato veramente facile, cioè comunque non ho tantissima esperienza, ovviamente, a confronto loro, e quindi è stato molto facile, mi sono trovata molto bene con tutti, si creava proprio naturalmente la cosa, cioè insomma è stata quella la chiave per far poi funzionare tutto. Sì. Però non ti accavallare complica le cose, sei d'accordo? Sì, ma infatti poi c'è il take in cui ti puoi accavallare, lì è orgia. Dai, sì, esatto. Io mi preoccupo solo del montatore in questi casi, che poi deve mettere insieme dei pezzi che non si somigliano l'uno all'altro. Grazie mille. Grazie a te.